10 giorni di stop prima di riprendere il campionato domenica prossima. È una Pasqua che col turno di giovedì ha ridisegnato inevitabilmente le gerarchie del girone F di Serie D, che ha ormai una candidata d'obbligo al successo finale, il Campobasso. Dopo il successo nello scontro diretto con il Notaresco, alla squadra di Epifani non resta per cercare la rimonta che sperare che i molisani inciampino da qui alla fine del campionato, anche se l'11 di Mirko Cudini ha dato una sensazione di forza che in casa Notaresco non lascia sperare granché. La distanza in teoria non è incolmabile, ma lo scontro diretto potrebbe lasciare delle scorie dal punto di vista psicologico. In più c'è il grave infortunio occorso a Lorenzo Bianciardi a complicare ulteriormente le cose da qui alla fine del torneo. E allora ben venga qualche giorno di pausa in attesa della trasferta di Castelfidardo di domenica prossima. Non abbiamo giocato come sappiamo, però non posso dire nulla ai ragazzi perché stiamo disputando un grande campionato e i numeri parlano chiaro. Oggi effettivamente non siamo stati noi, sarà stato merito anche del Campobasso, anzi voglio fare i complimenti oggi al Campobasso perché credo che la vittoria l'abbia meritata nettamente, quindi noi però io sono orgoglioso di quello che stanno facendo i ragazzi perché il nostro obiettivo era quello di giocarci il campionato possibilmente fino alla fine, ci stiamo riuscendo, quindi il campionato è ancora lungo, possiamo dire ancora qualcosa anche noi. Si diceva del Campobasso, capolista in ogni caso in questo momento, anche tenendo conto del recupero in più che dovrà disputare il Notaresco. I molisani alla ripresa proveranno a consolidare un cammino con poche sbavature tra le mura amiche contro quel Castelnuovo che vinse all'andata non senza polemiche. Neroverdi che però ritroveranno il capocannoniere della squadra e leader della manovra Massimo Loviso, che rientrerà dopo due turni di stop nei quali l'11 di Guido Di Fabio non è mai andato a segno. 0-0 a Montegiorgio, 0-1 giovedì col Matese. Pericolosità ridotta davanti vuol dire necessità di non prenderle, altrimenti la sconfitta è dietro l'angolo. E con il risveglio imponente della Cinzia Albalonga il terzo posto è tutto da giocare e vede i laziali adesso favoriti oltre che avanti di un punto. Non è che manca la lucidità, manca la cattiveria perché agonistica in tutte le situazioni, cioè devono essere cattivi solo i difensori o i centrocampisti, no? Bisogna essere cattivi in tutte le cose che facciamo e quando capitano delle palle gol da buttare dentro, come ci è successo oggi nel primo tempo soprattutto, dobbiamo avere la cattiveria di voler far gol. Forse quello che, l'unica cosa che ci è mancata oggi è quella, perché a cospetto di una squadra che viene da tanti risultati positivi, penso che oggi il Castelnuovo abbia fatto la partita per tutti i 90 minuti. Giorni di pausa che serviranno alla Vastese per cercare di recuperare tutti i componenti dell'organico, alcuni dei quali le prese con il virus. Gli aragonesi non giocano dal 28 febbraio scorso, 2-2 col Fiuggi tra le mura amiche. Poi 4 rinvii, Pineto, Aprilia, Agnonese e Castelfidardo. Alla ripresa a Montegiorgio non dovrebbero esserci però problemi. E domenica continuerà a Rieti la marcia del Giulianova nella rincorsa alla permanenza in categoria. I giallorossi sembrano essere diventati estremamente solidi e davanti in grado comunque di trovare sempre una soluzione pericolosa. Barlafante sembra trascinare la squadra, Paudice a quota 8 gol e nelle ultime settimane anche Massetti dà l'impressione di poter essere decisivo a ridosso della porta avversaria. L'intensità è mancata un po' meno, sarà forse anche un po' il caldo, sia per noi anche per loro, il primo caldo della stagione, perché oggi faceva veramente caldo, ma comunque la squadra loro l'hanno fatta, è vero, è un pareggio che magari potrebbe servire a poco ai fini della classifica, però noi siamo una squadra, abbiamo dimostrato anche oggi di essere bella, viva e intraprendente e cercheremo fino alla fine di venire fuori da questa situazione. Non ci sarà grande pausa per il Pineto, che mercoledì invece recupera uno degli 8 match saltati a Montegiorgio. Il ritorno sul campo dopo il lunghissimo stop, come prevedibile, non è stato semplice per i biancazzurri di Marco Pomante. Due pareggi, una sconfitta e la necessità di cambiare marcia prima possibile per non rimanere invischiati per troppo tempo in una posizione non abituale per una squadra costruita ad inizio anno per avere ben altri obiettivi. Ci abbiamo provato, io ragazzi non gli posso dire nulla, io ripeto, a differenza della settimana scorsa potevo rimproverare qualcosina a loro, io questa settimana, questa partita non posso rimproverare nulla ragazzi perché ci hanno provato fino alla fine, sono stati bravi a ribaltare il risultato dopo l'1-1 loro perché sai, in questa situazione non è facile come la settimana scorsa, vai in vantaggio, ti pareggiano, siamo stati bravi a reagire e poi come ho detto prima, quel rigore che però può capitare. Può capitare a nostro favore o a nostro sfavore, questo è il calcio.